Finalmente siamo tornati su Tournament of King, è uscita la versione 1.2 che potrete ottenere solamente se raggiungeremo i 350 like sotto a questo video, quindi che dire, spolliciate in tanti e iniziamo il video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi andremo a fare un gameplay sulla nuova versione di Tournament of King. Ha all'incirca una quindicina, no, pure di più di personaggi. È la prima volta che la vedo proprio perché volevo mantenere la sorpresa verso di me, appunto. Direi di andare a vedere un po' i cambiamenti. Abbiamo Trunks, che non ricordo fosse in questa posizione e nemmeno fosse nel gioco, quindi penso che sia nuovo. Poi abbiamo personaggi nuovi come... questo qua ci dovrebbe essere fin dall'inizio. Black Vegito non c'è mai stato, molto figo. Poi hanno messo Caulifla per la gioia di Chroma, vicino a Chroma. Solo che Caulifla non c'è più. Povero Chroma. Poi Zygo su questa 4, Hit, Gerenba Dorato, Golden Freezer, Golden Cooler. Cooler dovrebbe essere, anche se in realtà questo qua è Ise. Diciamo che i personaggi sono un po' fatti maluccio, ma perché alla fine nel Mugen cos'è che si fa? Si prendono i personaggi e si installano nel gioco. Ovviamente gratuitamente si mettono i personaggi, non si può fare un Mugen a pagamento. Jiren, Bastardo P, insieme a Goku Ultra Istinto e a Black Gogeta, i vari Cavalieri dello Zodiaco, ne ha aggiunti tanti, attenzione. Kenichiro, vabbè, due Kenichiro, no, sì, perché due Kenichiro? Vabbè, avranno qualche piccola differenza. Altri personaggi di Kenichiro, poi vabbè, sempre personaggi di Naruto, non ce ne sono di nuovi, vero? No, non ce ne sono di nuovi. Jin, Ash... E ci saranno personaggi questi qua di Tekken, penso. Blaziken, Charizard, Gardevoir, Lucario, Barrog non lo conosco, Guile, Makoto, sì. Chun-Li, questi qua saranno personaggi di Street Fighter, Rayquaza, Snorlax, Bane, Wolverine, Donatello, perché il portretto è così grosso? Cervantes, ma che... No, regà, sono quelli di Soul Calibur. C'è Nightmare. Scegliamolo subito, raga. Nightmare e Dante. No. Voglio provare qualche altro personaggio. Semmai facciamo Charizard. Nightmare e Charizard. Non ci azzeccano un cazzo insieme. Anzi, Blaziken. No, Charizard nel cuore. Ok, perfetto. Qua le scritte che si sovrappongono. Però questo qua è una cosa proprio del Mugen. Dato che alla fine è Eleti che ringrazio per la beta, appunto. Semplicemente lui cos'è che fa? Prende personaggi e li mette nel gioco, modificandogli le stats. Ora dovrebbe essere comunque molto più, come dire, bilanciato, quindi vediamo un po'. La voce è quella. Ha un range assurdo sto personaggio. Però almeno i danni sono buoni. Non so neanche come si gioca in realtà, cioè nel senso, non so bene i comandi. C'è la guida che trovate ovviamente insieme al gioco, però onestamente non so... Cazzo è successo? Come si carica l'aura? Sempre con lo start? Perché ovviamente ho dei controlli personalizzati, dato che potete configurarli voi i controlli. Però dai, è molto figo. Devo dire che i personaggi ci stanno un sacco. Certo, stiamo asfaltando tutti. Non si capisce tanto perché, dato che sono comunque delle 2 contro 2, è un po' incasinata la scena, però vabbè. Ma la carica? Attenzione, c'è Charizard. A quanto pare o Nightmare non ha mosso oppure non le so usare io, ragazzi, perdonatemi. No, raga. No, raga, devo vincere. Sto spammando, lo so, sono una merda, però... Come abbiamo vinto, ragazzi? Che finale è stato? Assurdo. Però molto figo, devo dire. Poi Charizard è fatto benissimo. Attenzione, già ci ha fatto la prima mossa. Si vuole vendicare, attenzione. E mi sta pure facendo un po' il culo. Devo dire che mi sta varando. Poi questo qua non è tipo Gogeta Black. Cioè alla fine non sono neanche OP i personaggi.
Sono fatti bene. Ok, non riusciamo a colpirlo. Stavolta abbiamo perso, ragazzi. Ho sto presentimento. Ok. Ecco, Charizard si è fatto prendere. Ma la ulti non la fa Charizard? Che entrambi eliminati. Aia. Aspetta, ma non era vestito prima? Sì, ma perché? Cioè, ma che cazzo è successo? Che quel Gogeta ce l'ha a morte con me, assurdo. Cerchiamo di capire un po'. Sì. Minchia. Cioè, ce l'hanno con me. È assurdo. Si è trasformato. Le voci del doppiaggio spagnolo non lo sopporto per questo. Perché la voce sembra spagnola, appunto. Ma fanno sembrare. Ah, ah. Cioè, non ha senso più che altro. Almeno potrebbero cambiare un po' le loro, tra virgolette, urla. Galick Gun mi ha preso in pieno. Dovrebbe essere un Galick Gun, poi non lo so. Non penso sia una Kamehameha, non c'entrano un cazzo. Attenzione. Niente, niente, abbiamo perso. Molto potenti loro e scarsi noi che non sappiamo usare le mosse. Però vabbè, dai, Shal. Continuiamo, ovviamente sì. Stavolta, dato che sono stronzo, voglio scegliere Gogeta Black. Vediamo com'è diventato. Insieme a Jiren. Ci sta, ci sta. Ok, inizia la battaglia. Quanto è piccolo Jiren? È minuscolo Jiren, fa impressione. Ok, fa un po' meno danni, però è sempre OP come la merda. Madonna. Più che altro è fastidioso, come mi aveva già detto Eleti, però dai, ci sta. Almeno ora i danni se li fa. Cioè, non stiamo facendo niente. Vediamo se si può fare qualcosa. Attenzione, attenzione. Madonna. Super Saiyan Rosé. Aia. Il danno l'ho subito io. Attenzione, Kamehameha. Perché mi... Io non capisco perché in questo gioco, anziché inquadrare il mio personaggio, inquadra il personaggio che ho come alleato in questa modalità. Io non so se è un errore di Eleti o se è una cosa del gioco proprio. Attenzione, gira in OP. Come Gogeta Black del resto. Però almeno ora comunque Gogeta Black subisce più danni e fa meno danni, appunto. Quindi buono, dai. Però non possono niente contro la potenza assoluta. Però magari se non si trasforma solo in 2 secondi sto spacchio di Gogetto. E Gogetto? Ah, non avevo capito. Cioè pensavo fosse un semplice Gogeta Fukatsu no F. Vabbè, Shal. No. Sì, ma Jiren è vivo. Boh. La musica che non c'è, Eleti mi ha detto che l'avrebbe messa, però vabbè, magari è stato impegnato. Diciamo che cambiamenti di fix ce ne sono stati pochi, più che altro ho pensato ad aggiungere tanti personaggi. Avrei preferito ci fossero stati comunque più sistemazioni di bug, però vabbè dai, magari ha preferito per il momento puntare sui personaggi. Cosa in un Mugen abbastanza giusto perché comunque sono quelli che interessano alla gente. Però un po' di miglioramenti tecnici ci sarebbero dovuti essere, secondo me. Dai, Kamehameha. Aia. Perfetto, abbiamo vinto. Almeno questa l'abbiamo vinta. Cerchiamo di vincere questa e poi concludiamo il video, dai ragazzuoli. Sperando di vincere. Ma già si è trasformato sto bastardone. Cosa cazzo è successo? È successo il finimondo. Gira, non so, dei power impact o sbaglio. Madonna, cosa cazzo sta succedendo? Il bello è che Gira nel frattempo mi protegge.
Cioè, assurdo, regà. Cioè, salta giro e io non vedo più niente. Sbagliato così. Ma prima si trasformava, ora non più. E sto premendo i stessi comandi, però vabbè. Niente, regà. Questa qua l'abbiamo persa, a quanto pare. Anche se in realtà possiamo ancora vincerla, sapete? Quanto pare in questo gioco non si può morire, perché se muore il... appunto, il giocatore 1, a quanto pare, finisce la battaglia. Però dettagli. Oh, sì. Perfetto. Bella vittoria, GG per noi. Perfetto, ragazzuoli, quanto pare abbiamo vinto questa battaglia e direi di concludere appunto il video. E niente, ragazzuoli, questo video può finire qua. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco e soprattutto dei personaggi che ha aggiunto Eleti nella versione 1.2. A mio parere ci sarebbe dovuto essere qualche piccolo fix, però vabbè, magari ci sarà nella 1.3, speriamo bene. Comunque, ragazzuoli, 350 like per finalmente la beta della 1.2. So che molti l'aspettano da un po' di tempo e finalmente l'avrete. Lasciate mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Io vi invito ad entrare nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram che su Facebook, dove pubblicherò qualche piccola roba carina. Detto questo, ragazzuoli, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!